Buonasera, buonasera, eccoci qui per un'altra puntata della nostra amatissima rubrica di libri. Questa sera parleremo di un tema un po' particolare, mistica e parapsicologia. Mi spiego subito. La fenomenologia mistica sconfina con la parapsicologia, cioè esattamente con i fenomeni studiati dalla parapsicologia, e cioè i mistici e i santi hanno sempre presentato una quantità straordinaria di fenomeni che vengono considerati, definiti oggi paranormali, più qualche fenomeno in più che è tipico solo della mistica. E questa è una cosa della quale ci sono accorti da sempre, che i mistici, anche senza volere, senza dare a questo aspetto troppa importanza, producono naturalmente fenomeni paranormali. E quali sono questi fenomeni? Intanto fenomeni ESP, cioè la percezione extrasensoriale, cioè fenomeni telepatici, chiaroveggenti, che vuol dire vedere lontano, e precognitivi, fanno profezie, profetizzano quello che succederà. E poi ci sono capacità diagnostiche, guarigioni, la vita dei mistici è zeppa di cose di guarigione, tra le altre cose, per la proclamazione della santità, della canonizzazione, occorre trovare delle guarigioni spiegabili, e quindi questo tutti lo possiamo sapere. Poi ci sono altri fenomeni come la bilocazione, cioè essere visti in due luoghi contemporaneamente, sempre a fini benefici da parte dei mistici, la levitazione, che è un fenomeno straordinario che è proprio dei mistici. Ecco, qualche medium è stato in grado di fare questo, ma soprattutto i mistici, ed è un fenomeno che indica la tensione verso l'alto, verso lo spirituale, verso Dio, perdere il peso e sottrarsi quindi alla legge di gravità, che è quella che ci fa stare con i piedi per terra e non altrove. E poi dei fenomeni che sono tipici della mistica, che sono le stigmate, questi i medium non li hanno, e i digiuni prolungatissimi per mesi e anni, poi vi parlerò di un caso molto particolare. L'ipertermia, i mistici a volte nei momenti d'amore grande per il Signore sviluppano delle temperature pazzesche. Padre Pio aveva 47-48, faceva saltare i termometri. E tutta una serie, l'incorruttibilità, corpi che sono stati trovati incorrotti dopo anni e decenni e così via. Ma insomma, restiamo ai fenomeni più caratteristici, che sono quelli che ho detto. E di questi fenomeni parlano, non c'è, diciamo, una ricca letteratura, però c'è un diciamo, questi fenomeni sono sempre notati nelle singole biografie dei mistici, ma dei libri che ne parlino compiutamente non ce ne molti. C'è questo che io ho nell'edizione francese, è stato scritto in inglese, Herbert Thurston, che era un sacerdote molto attento a questa fenomenologia, molto colto, era anche medico, e ha scritto in inglese questo libro che io poi ho trovato nella edizione francese, Le Phénomènes physiques du mysticisme. Molti anni fa, nei 50, questo libro è stato tradotto in italiano dalle edizioni Pauline, da San Paolo, e però è praticamente introvabile. Infatti io non l'ho trovato perché era praticamente esaurito e ho utilizzato questo. E lui è stato uno dei primi, forse l'unico finora, a parte un librino che ho fatto io che poi vi farò vedere, a raccogliere sistematicamente tutta questa fenomenologia. E lui dice appunto che lui, fra l'altro, era iscritto alla Società per la Ricerca Psichica di Londra e diceva che i fenomeni dei mistici sono meglio documentati di quelli dei sensitivi. Anche qui ho riportato, ve lo leggo, riportato appunto una frase in cui lui dice appunto che i fenomeni sono spesso più rimarchevoli, i fenomeni dei mistici, quelli studiati dalla congregazione dei riti, sono spesso più rimarchevoli e meglio attestati di qualsiasi altra prova che si trova nei proceedings, cioè negli atti della Society for Psychical Research di Londra, Società per la Ricerca Psichica di Londra. Dicevo prima, lui nota nel suo libro che una parte di questi fenomeni, tipo i fenomeni di veggenza, di telepatia, precognizione e così via, qualche caso anche bilocazione, in qualche caso anche levitazione, sono stati propri di grandi medium, sono propri anche dei sensitivi, però la mistica ha dei fenomeni molto più ricchi, molto più ampi, ai quali peraltro i mistici non attribuiscono una gran importanza, mentre spesso sensitivi, medium, eccetera, loro
sono, la loro vita è invasa da questi fenomeni, quindi chiaramente ne parlano, a volte ne fanno motivo anche di guadagno o comunque certamente di prestigio, cosa che per i mistici non avviene. Io ho dedicato a questa fenomenologia questo libro qui che è uscito 3 o 4 anni fa presso le edizioni San Paolo, Fenomeni straordinari di mistici e santi, e dove faccio un'analisi di tutta questa fenomenologia, arrivando anche a casi molto più moderni che nel libro del reverendo Thurston non sono presi in esame perché quando lui ha scritto il libro, prima della guerra, non erano ancora ben conosciuti, diciamo così. Io ho avuto modo appunto di vedere dei casi e di studiarli anche in loco, alcuni, perché è una fenomenologia che mi attira molto. Quindi in questo mio libro si troveranno appunto un po' di cose. Nel mio libro parlo anche del cardinale Lambertini, Prospero Lambertini, che fu papa poi Benedetto XIV. Lui, che è vissuto fra 600 e 700, è stato il primo in assoluto ad accorgersi di questa fenomenologia e a darle in qualche modo un ordinamento, perché lui è stato per molti anni, prima di diventare papa e prima di diventare cardinale, anche stato, era avvocato, era laureato in legge ed è stato per molti anni l'avvocato del diavolo. Non so se sapete che cosa significa l'avvocato del diavolo, è il personaggio esperto di legge, esperto un po' di tutto, che nei processi di beatificazione e canonizzazione mette diciamo, i bastoni fra le ruote, cioè per accertare che veramente si tratta di santità. Pone un'infinità di domande e pone un'infinità di critica, quindi è un lavoro molto serio. Lui, studiando per anni le persone candidate alla beatificazione o alla canonizzazione, la successiva canonizzazione, si è accorto di quanti fenomeni paranormali questi personaggi presentassero. E quindi ha scritto un libro che è ancora disponibile solo in latino, che si chiama il De Canonizzazione, ha un titolo lunghissimo, però abbreviato in De Canonizzazione, in latino, quindi io ho avuto modo di leggere delle parti, in latino me lo ricordo poco purtroppo, ma delle parti tradotte, ma non c'è un'opera, quindi non posso farvi vedere un testo che parla di questo. Comunque ne ho parlato in un capitolo del libro, dove lui, con grande sagacia, era un uomo di grandissima intelligenza e spirito, quindi descrive tutti questi fenomeni. E ne parla appunto distinguendoli tra quelli dei sensitivi, quelli dei medium, eccetera, eccetera. E nota che per avere questi fenomeni non è indispensabile essere un mistico, perché li hanno alcuni di questi, li hanno anche i sensitivi, i medium e anche persone, dice, non sempre di specchiata onestà. Quindi sono fenomeni che fanno parte della natura umana e che però nei mistici si distinguono per varietà, ampiezza e per essere sempre rivolti al bene, mai a guadagno personale e mai a niente di egoistico, quindi sempre rivolti per far bene agli altri. Quindi è questa la caratteristica fondamentale. Io, come ho detto prima, io volevo parlare di alcuni casi che fanno capire bene di che cosa si tratta. Vi farò prima, per esempio, un piccolo discorso sulle stigmate. Sulle stigmate che sono una caratteristica della mistica. Il primo stigmatizzato della storia è stato San Francesco e uno degli ultimi è stato Padre Pio. Entrambi sono caratterizzate le loro stigmate da una circostanza comune, cioè entrambi hanno ricevuto le stigmate da un angelo. Di Padre Pio, di San Francesco, ci parlano i fioretti di San Francesco che sono scritti molto vicini a lui come tempo, da contemporanei. San Francesco era a Laverna, dove si ritirava in preghiera, e mentre era appunto che pregava in una zona solitaria, gli apparve un serafino alato e che portava una croce, e da questa croce partirono dei raggi che gli procurarono le 5 stigmate tipiche alle mani e piedi al costato e a parecchi mistici anche alla fronte. E Padre Pio, molti anni dopo, 700-800 anni dopo, ricevette anche lui le stigmate da un angelo armato, che probabilmente San Michele, perché è San Michele che si presenta sempre con un'arma, che gli lanciò quest'arma, questa specie di giavellotto contro. Lui era giovanissimo, aveva appena finito di confessare i bambini, gli lanciò questo giavellotto contro e lo colpì al torace, quindi una ferita parecchio
pazzesca, un dolore fortissimo che lui cercò di nascondere, e poi lui dice, nei giorni successivi il personaggio, lo chiama così, si ripresentò e con la stessa arma lo trafisse anche alle mani e ai piedi. Quindi questa caratteristica di entrambi, che hanno ricevuto le stigmate da un angelo, le stigmate arrivano sempre in circostanze particolarissime, attraverso dopo visioni e così via, e le stigmate, dicevo, sono proprie chiaramente soltanto dei mistici. Come è tipico soltanto dei mistici, certi casi sono tipici, certi casi di digiuno prolungatissimo. Io vi volevo parlare di un caso moderno, che il personaggio di cui voglio parlare è morto negli anni 60. Vi parlo di questo perché lo conosco molto bene. Io ho scritto anche una storia su di lei, che si chiama Teresa Neumann. Teresa Neumann, il libro è edito da San Paolo, io ho fatto vari libri con la San Paolo, tutti relativi a biografie di personalità mistiche. Teresa Neumann, dicevo, è una persona molto vicina a noi nel tempo perché è morta negli anni 60. Io avevo letto negli anni 60, quando ero giovanissima, avevo letto un libro scritto su di lei, ero rimasta colpita da lei, dal suo caso. E in seguito, fine anni 80, quando lavoravo ormai in questo campo e avevo un rapporto già con l'edizione di San Paolo, proposi una biografia aggiornata, perché quella che avevo scritto su di lei, che avevo letto su di lei, era di parecchi anni prima, una biografia aggiornata, e la San Paolo fu d'accordo perché non ne aveva nessuno su di lei, e quindi io sono andata a Connersreuth. Connersreuth è un paesino, piccolo paesino di 1000 abitanti, all'epoca di lei 1000, adesso 2000 al massimo, nella Baviera, nel nord della Baviera, la parte più pianeggiante della Baviera, piccolissimo paese. Andai là con mia figlia, prendemmo la macchina e andammo là, e siamo stati là alcuni giorni. Io per fortuna parlo tedesco, se no non sarei riuscita a parlare con nessuno, e lì incontrai tanti testimoni, lei, parenti che erano ancora vivi e che, anzi, molto in gamba, e che avevano avuto occasione di vivere con lei anni e anni. Per esempio il fratello Ferdinand, che era il fratello minore di parecchi anni di lei, quindi quando lo incontrai io ero un uomo di una sessantina d'anni, un cognato, una sorella, altra gente del paese, perché nei paesini piccoli, sapete, si fa molto presto a fare le inchieste, perché dice, sto cercando notizie su Teresa Neumann, uno subito mi è andata a chiamare il fratello che mi ha raggiunto. La casina loro dei Neumann era proprio nel centro del paese. Quindi mi hanno raccontato tante cose e dato tante testimonianze, anche documenti, ho potuto raccogliere lì documenti su di lei. Vi faccio in breve la storia di questa ragazza, perché cominciò molto presto con la sua vita mistica. Lei era di una famiglia molto modesta, il papà era sarto, la mamma lavorava in campagna a giornate, 11 figli, di cui lei era la maggiore, quindi lei comincia molto presto, fa scuola elementare e poi comincia molto presto a aiutare in famiglia. Era una ragazza molto forte, molto robusta, quindi non faceva fatica a niente, lavorava in campagna, accudiva i fratellini, aiutava la madre. Una famiglia devota, senza bigottismi, molto affettuosa, molto, molto legata. Lei desidera andare in convento, scoppia la guerra. La prima guerra mondiale siamo adesso, e il papà, che è richiamato alle armi, le fa promettere che non andrà in convento. Lei ha 16 anni quando succede questo, 16-17 anni, le fa promettere il padre che finché lui sarà in guerra, lei non andrà in convento. Lei aveva già scelto anche il convento dove andare, voleva essere missionario. Non andrà in convento e resterà ad aiutare la mamma per la famiglia e i fratellini. Lei promette. Finisce la guerra, il papà torna, il fratello mi fece notare questa coincidenza. Il giorno lei torna, fate conto, il 3 aprile, un giorno qualunque, dico perché non me lo ricordo bene, 3 aprile, il 4 aprile lei ha un incidente che chiude completamente la possibilità di andare in convento. Cioè un incidente per cui si procura una slogatura alla spina dorsale con fuoriuscita del midollo, per cui lei si ritrova prima a camminare molto male con le gambe intorpidite, poi fa molte cadute, batte anche la testa, quindi lesione del nervo ottico. Ve la faccio breve, nel giro di mesi lei è paralizzata a letto e cieca, e questa situazione dura 7 anni. Lei accetta questa cosa con grandissima fatica, prega moltissimo e accetta a un certo punto, col grande dispiacere di essere di peso alla famiglia invece che di aiuto.
E poi succede che lei è molto devota a Santa Teresa di Lisieux, la prega sempre, si chiama Teresa anche lei. Il giorno della canonizzazione, il 29 aprile, il giorno della canonizzazione di Teresa, lei ha una visione durante la notte e Teresa le appare e le dice che potrà vedere. Infatti, lei la mattina dopo apre gli occhi e ci vede. Ecco, lei era cieca, era stata anche ricoverata in ospedale, era stata visitata da oculisti che avevano detto che il nervo ottico era lesionato e non c'era niente da fare, quindi aveva dovuto rassegnarsi. Invece recupera la vista durante la notte e la mattina dopo ci vede. 2 anni dopo, per la canonizzazione di Santa Teresa, il giorno in cui lei viene canonizzata, le appare di nuovo la santa che le porge la mano e la fa alzare dal letto e le dice: adesso avrai una gioia, potrai camminare, però non da sola, sempre appoggiata a un bastone o a qualcuno. E dopo un anno, nel giorno anniversario della morte di Santa Teresa, della piccola Santa Teresa, lei ha la notizia che può camminare da sola. Quindi lei recupera la vista e l'udito in connessione con le giornate dedicate a Teresa di Lisieux e miracolosamente. Intanto succede che durante il periodo in cui era paralizzata, aveva anche una paralisi qua della deglutizione, quindi riusciva a mangiare soltanto cose liquide. E poco per volta smette la necessità, finisce per lei la necessità di mangiare e diventa completamente anoressica. Questa anoressia dura 36 anni. Allora, di questa anoressia ci sono le prove assolute, perché lei fu tenuta, la curia di Ratisbona, da cui dipende il paese suo, Connersreuth, allarmata. La Chiesa è sempre molto prudente con questi casi eccezionali, perché teme naturalmente sempre illusioni, isterismi, eccetera, eccetera. Quindi la chiamarono e la misero in curia chiarendo che una persona può stare al massimo 11 giorni senza mangiare, soprattutto senza bere. La tennero segregata per 15 giorni, sorvegliata continuamente, giorno e notte, dalle suore. E constatarono che in questo periodo lei non mangiò, non beve niente, neppure aveva evacuazioni, quindi sospeso tutto il ciclo vitale dell'uomo. In compenso, lei a un certo punto aveva ricevuto le stigmate, quindi ho fatto un salto avanti per dire i controlli sul digiuno, però lei ha ricevuto le stigmate, era già guarita dalla cecità e dalla paralisi. Un giorno, no, una sera, mentre era a letto, non pensava a niente, le appare Gesù, le chiede se vuole condividere la sua sofferenza, lei dice di sì, e dal cuore di Gesù parte una sorta di lama luminosa che la ferisce nella regione del cuore, una ferita dolorosissima, mi ha ricordato il discorso di Padre Pio che facevamo prima, e sanguina questa ferita, un dolore fortissimo, lei dice che credette di morire dalla sofferenza. Poi la figura di Gesù sparisce, lei rimane con questo accorgio di essere tutta sanguinante, quindi tampona la ferita, non vuol farla vedere ai suoi, poi a un certo punto loro se ne accorgono perché tutto questo sangue, anche perché poi nelle settimane successive Gesù ritorna e le dà le ferite alle mani e ai piedi, il costato ce l'ha, e alla fronte lei ha 9 ferite dalla corona di spine sulla fronte, quindi non era più nascondibile, non era più celabile a nessuno, quindi la famiglia deve accettare, anche se non accetta, la famiglia pur essendo religiosa, l'origine soprannaturale e cerca di curare le medicine, queste ferite. Fa venire il medico, il quale anche lui cerca di curarle con delle pomate, lo medico dell'ospedale, nessuno ci vuole credere, lì per lì non possono pensare che lei abbia questa cosa, anche se era guarita miracolosamente, però queste ferite curate con le pomate del medico si infiammavano e soffrivano, facevano soffrire moltissimo, le mani si gonfiavano, lasciate stare, non facevano male, si coprivano di una pellicina e per tutta la settimana lei poteva fare una vita praticamente quasi normale, quello che mani e piedi feriti consentivano, si occupava dei fiori, parlava con le persone, eccetera. E poi tutti i venerdì, lei da quando, da questo qui, quindi per 36 anni, ha rivissuto ogni venerdì in tempo reale la passione e morte di Gesù. È una cosa atroce, mi diceva il fratello, che gli ho assistito tantissime volte, ma non se ne è mai dato ragione nelle sofferenze, perché lei cominciava il giovedì notte con l'imprigionamento di Gesù, la flagellazione, poi le ferite si aprivano sulla spalla per il trasporto della croce, e poi il Golgota, e poi la sofferenza, l'agonia,
dopo 3 ore di agonia lei cadeva come in delirio, dopodiché la domenica si risvegliava e stava bene alla risurrezione. E quindi a lei questi fenomeni straordinari che sono stati notati da pochissimi altri, forse unico questo caso, digiuno totale per 36 anni e per gli stessi anni le stigmate e lei rivive ogni venerdì la passione e morte di Gesù. Ci sono delle fotografie straordinarie che io ho riportato nel libro, dove la si vede nel letto che sanguina, è stata visitata dal mondo intero in questi 36 anni, nel senso che fotografie, nel senso che durante la Seconda Guerra Mondiale i soldati americani di stanza in Germania sfilavano davanti al suo letto, conversioni, commozioni, pianti a vedere questa cosa. Gesù, proprio una maschera di sangue che rivive esattamente la vita di Gesù. Sia il digiuno che questa vicenda della sanguinazione sono stati riconosciuti anche hanno avuto un riconoscimento indiretto, nel senso che il regime nazista, siccome era noto che lei non mangiava, non le diede la tessera non aria, la tessera con cui si poteva prendere il cibo nei negozi adeguati. E le diedero però una doppia dose di detersivo per lavare le lenzuola e le camicie che ogni venerdì inondava di sangue. Lei poi inoltre, oltre a questo, ebbe un sacco di altri fenomeni, cioè fenomeni di veggenza, di bilocazione, la gente ricorreva a lei, conversioni, aiuti di tutti i tipi, e fenomeni di bilocazione molto ben testimoniati, cioè di persone che la vedevano. Lei non si rendeva conto di questo, aveva come la sensazione di essere un po' così obnubilata per qualche secondo, e le persone poi riferivano di averla vista lontanissimo, che andava, correva in casi dove c'era bisogno di guarigioni, di conversioni, eccetera. È stata studiata dagli orientalisti perché durante le sanguinazioni del venerdì parlava in aramaico, che era la lingua parlata all'epoca di Gesù. E gli orientalisti hanno attestato che si trattava non di parole che lei potesse avere letto in libri e riportate così, ma di risposta. Cioè loro facevano le domande in aramaico e lei rispondeva. Quindi la lingua bisogna conoscerla per fare questa cosa. Quindi il caso di Teresa Neumann è veramente straordinario. Lei è vissuta 36 anni solo dell'ostia consacrata. Di quella aveva bisogno di giorno, se no si sentiva male. Ma con quella lei è vissuta. Quindi una dimostrazione straordinaria e un caso unico. So che erano in contatto con Padre Pio, che sapevano uno dell'altro perché sono contemporanei, e si mandarono anche saluti attraverso. Da lei andò anche Padre Gemelli, per conto del Papa, e attestò la sua autenticità. Il Padre Gemelli era anche medico, quindi attestò l'autenticità delle sue stigmate, del digiuno e così via. Quindi un caso che vi invito ad approfondire, perché è veramente uno dei assoluto più convincenti. Un altro caso che mi ha molto colpito, anche Anna Caterina Emerick, ho 2 libri di lei, sono anche questi editi dalla San Paolo. Lei, adesso prima vi racconto che cos'era, poi ve li faccio vedere meglio. Anche lei monaca, anoressica, non per tanti anni come Teresa Neumann, per 12 o 13 anni, che comunque non sono pochi per non mangiare per niente, stigmatizzata. E lei aveva delle visioni della vita della Madonna, di Gesù, dei Santi, tutta la vita l'ha avuta fin da bambina, però nessuno ci aveva fatto caso se non a un certo punto della sua vita, gli ultimi 6 anni della sua vita, da un poeta, un grande poeta romantico, Clemens Brentano, che è un grande poeta romantico tedesco, che andò a trovarla per curiosità, perché si sapeva che era stigmatizzata, anoressica. I romantici erano molto interessati a tutti questi fenomeni, e rimase talmente abbagliato dalla personalità di questa piccola donna malata a letto, che non si muoveva nel letto, che gli raccontò che lei aveva queste visioni, e lo riconobbe, perché gli disse che nelle sue visioni era stato presentato, fatto vedere un uomo col volto da italiano. Lui, Brentano, era figlio di un italiano, però era nato in Germania, che scriveva vicino a lei. E lui rimase tanto colpito dalla personalità di questa monaca, che rimase 6 anni, finché lei morì, accanto a lei, a scrivere tutto quello che lei gli raccontava delle sue visioni.
Quella faccio brevissima. Lei, dopo la morte di lei, lui risultò che aveva scritto delle migliaia e migliaia di pagine delle sue visioni. Dedicò poi i 18 anni che gli rimasero da vivere alla scrittura, all'ordinamento di queste cose, perché lei non è che gli dettava le cose in fila, come le viveva, le dettava. Quindi, per esempio, ne è uscita Una vita della Madonna e le storie della Madonna erano divise in tutte queste migliaia di pagine. Lui, finché era con lei, non era riuscito a dare questo ordine. Però in seguito lui scrisse questi, divise il materiale, poté scrivere questi sei libroni che io ho in tedesco, ne ho tradotto una parte di queste cose. Uno, La vita della Santa Vergine Maria, che ha avuto, che eccolo qua, edito da San Paolo. Io ho solo fatto la traduzione e una premessa a questi libri, ma l'autrice è Anna Caterina Emmerich. Testi raccolti da Clemens Brentano. Questo Vita della Vergine Maria è un libro delizioso che ha avuto un enorme successo, è stato ristampato tante volte. E lei racconta la vita della Vergine fin dalla sua famiglia d'origine, senza mai contraddire i Vangeli, ma integrandoli, ampliandoli. E poi un altro libro che ho tradotto io, Gesù negli anni della vita pubblica. Ci sono questi volumi che parlano di Gesù. Prima della crocifissione, il primo, il secondo e terzo anno della vita di Gesù. E poi c'è un altro libro che è stato tradotto, che fatta dalla Emmerich, è quella che ha ispirato The Passion di Mel Gibson. Sapete quel film che Mel Gibson, attore e regista, ha realizzato sulla morte di Gesù? Si è basato sui libri della Emmerich. Lei, la cosa sua straordinaria è che, senza essersi mossa da questo paesino che è nel nord della Germania, microscopico anche questo, lei ha descritto la vita in Terra Santa, in Palestina dell'epoca, descrivendo esattamente gli usi, i costumi, le abitudini, le località, anche geograficamente tutto molto esatto, i riti, le cerimonie, con una precisione. Lei non aveva niente di libri, non sapeva niente, anche Brentano era molto lontano da questo. E dopo che sono stati pubblicati i libri di Brentano, sono state fatte delle ricerche sulla base dei suoi libri. Per esempio, sono state fatte delle scoperte archeologiche, una delle quali ho potuto constatare anch'io, perché mi ricordo che andai tanti anni fa a Efeso, in Turchia, dove si può visitare la casa della Madonna. La Madonna, dopo la morte di Gesù, fu portata a Efeso da Giovanni, che viveva lì, era di lì, e visse lì. Però di questa casa si erano perse le tracce completamente. Seguendo le indicazioni di Anna Caterina Emmerich, un sacerdote francese, col libro alla mano, come fece Schliemann con Troia, che la trovò, col libro alla mano ha cercato tutte le descrizioni, perché lei descrisse esattamente dove era questa casa e cosa si vedeva da lì, il panorama che c'era, gli alberi, un castelletto che c'era vicino, una fontana, tutto i dettagli. Lui l'ha ritrovata. Hanno ritrovato le fondamenta di questa casa, descritte esattamente come era fatta, col focolare al centro, quante stanze, eccetera, eccetera, e poi è stata ricostruita secondo le indicazioni di lei. E vicino a questa casa c'è un cartellone enorme che io potevi vedere, che quando ancora non mi occupavo della Emmerich, che rimasi stupita da questa cosa, poi me la sono ricordata, cioè che questa casa è stata ritrovata grazie alle indicazioni della monaca stigmatizzata Anna Caterina Emmerich. Anche lei morì presto, poco dopo i 40 anni, e anche lei è stata beatificata. A Roma io andai alla beatificazione, venivano tutti un sacco di tedeschi alla cerimonia in San Pietro, una cosa molto commovente, che è un bellissimo personaggio anche questo. Se avete voglia di leggere i suoi libri, sono veramente, veramente molto particolari. E poi vi cito ancora un altro personaggio. Questo attraverso un libro che si fa un po' fatica a trovarlo, per la verità, e che quest'altro personaggio viveva nell'Ottocento, però vicino a me, nel bolognese, alle Budrie, vicino a Bologna. Io sono a Modena, quindi quando sentii parlare di lei andai nei suoi posti, nei suoi luoghi. Questa si chiamava Clelia Barbieri, e lei è santa, è stata canonizzata. E lei, anche lei morì prestissimo, a 23 anni, però riuscì a gettare le basi per la fondazione successiva di un ordine religioso, le Suore Minime dell'Addolorata, quindi una personcina fantastica anche lei.
di famiglia poverissima, sempre dedicata al Signore, e dopo la sua morte si è verificato un fenomeno unico, perché la mistica non finisce mai di stupire, sono fenomeni unici. C'è questo libro che è edito dalla Grafica Emiliana di Bologna, forse cercando lì lo si può trovare, La voce misteriosa di Clelia Barbieri. Allora, la storia di Clelia Barbieri è questa, che lei muore in odore di santità perché nei pochissimi anni della sua vita aveva creato questa specie di ordine che per lì era laico perché non avevano i soldi per andare in convento, ma poi crearono un ordine religioso. Lei aveva avuto anche fenomeni di veggenza, di levitazione, era stata vista sollevata, aveva lasciato delle indicazioni straordinarie e quindi era in odore di santità. Però poi successe che si cominciò a udire, dopo morta, si cominciò a udire la sua voce. E questo è un fenomeno unico. Cioè, un anno dopo la sua morte, nella stanza dove lei era morta, che era stata trasformata in cappella, le suore presenti sentano, e che pregavano e cantavano, sentono una voce che accompagna le loro preghiere e la riconoscono come la voce della fondatrice, tutte indistintamente. Tutte quelle che la sentano, perché la cosa strana è che qualcuno la sente e qualcuna no. E anche persone una vicina all'altra, la sentano anche per più persone contemporaneamente e la descrivono nello stesso modo. Allora, questo fenomeno che è cominciato appunto a metà dell'Ottocento ed è continuato, ha un'infinità di testimonianze molto qualificate e a un certo punto queste testimonianze della voce misteriosa di Clelia Barbieri sono state raccolte in questo libro. Se qualcuno è interessato, credo forse tramite internet, Amazon, così lo si può trovare. È edito appunto dalla Grafica Emiliana, è edito a Bologna, dalla editrice o tipografia, credo, Grafica Emiliana. E ci sono delle testimonianze incredibili, e questa voce ha carattere oracolare, cioè se la sentano triste e cupa, vuol dire che per le suore, per la fondazione, c'è qualche cosa di triste che si prepara alla morte di qualcuno, qualche difficoltà. Se la sentano lieta, invece c'è qualche cosa di buono, guarigioni oppure aiuti che arrivano, eccetera. Le suore di lei, dell'ordine suo, si dedicano all'assistenza ai malati, ad assistere, aiutare il parroco per le necessità della parrocchia e all'educazione dei bambini. Infatti ora dove lei è vissuta, vicino alla chiesa dove lei abitava, hanno creato un bel istituto, lì alle Budrie si chiama, in provincia di San Giovanni Persiceto, che è tra Modena e Bologna. E lì c'è anche un bel istituto per i bambini di cui le suore si occupano. Io ho parlato con alcune suore che l'hanno sentita, la sentono tuttora questa voce, alcune suore che l'hanno sentita. E anche col parroco, Don Arturo, che mi ha detto di averla sentita questa voce di recente, in anni recenti, in due momenti particolari della sua vita. Questa voce consiglio. Quindi vi lascio con questa cosa gentile della voce di Clelia Barbieri, che si continua a sentire a tanti anni, a più di 150 anni di distanza dalla sua morte, a dimostrazione del fatto che la mistica è il luogo d'elezione per questi straordinari fenomeni. Che si presentano anche presso medium e sensitivi perché sono una nostra potenzialità, però per i mistici vengano portati al massimo e sempre a fine di bene. E presso i mistici sono fenomeni che si trovano solo presso di loro, cioè le stigmate, i digiuni, come abbiamo detto, l'ipertermia, la voce di Italia Barbieri che è un unicum che non si trova da nessun'altra parte e così via. Quindi è un tema che vale la pena di approfittare. Di approfondire, approfittando appunto delle pubblicazioni che ci sono. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata e vi do, come sempre, appuntamento alla prossima settimana con un tema diverso. Buona serata a tutti, arrivederci.